La mostra Vite che si terrà all'abbazia di Santa Maria di Propezzano è dedicata a, parte da quest'idea, è una dedica, diciamo, alle vite nascoste, alle vite non ufficiali, alle vite non ordinarie, che formano un corpo unitario. E in qualche modo è una dedica alle tante vite che hanno formato il corpo unitario dell'umanità. La mostra proprio nasce e parte proprio il percorso espositivo da un'opera corale che mette in relazione proprio le persone che scrivono, a cui ho chiesto un contributo autobiografico e che ho poi tradotto in termini visivi. Questi elementi andranno a costituire un'opera corale di circa 2 metri per 3 e sarà una traduzione visiva di tanti contributi in forma scritta in maniera proprio anche manuale. Quindi attraverso questa esperienzialità del disegno manuale e della scrittura manuale c'è una richiesta di esperienzialità e quindi di unione e di scambio per testimoniare l'importanza del tratto umano. Quindi io comunque da sempre mi piace proprio lavorare su questo tratto che ci accomuna un po' tutti, che accomuna un po' tutti gli esseri umani, formulando appunto queste immagini che sono un po' atemporali, sospese, fuori dal tempo, così in termini assoluti, idealizzati di figure umane e animali, per cui sono ritratti che proprio cercano di raffigurare l'essenza proprio dell'umanità, dell'equilibrio universale dell'uomo con la natura.